Roberta Tinto, come ogni giovedì, tradizionalmente siamo pronti a mettere sulla griglia qualche prelibatezza del territorio. In questo caso Marco Coppola, che cosa ha deciso di mettere sul barbecue? Grigliata di pesce con salsa alla trevignanese. Mi sembra molto interessante. Allora, grigliata di pesce, innanzitutto quali sono i pesci che stai mettendo a cucinare? Spigola. Quindi si mette prima la spigola perché è il pesce che cuoce con più tempo. Ecco, dacci tutte le indicazioni, perché il barbecue non è sempre cosa facile da fare, soprattutto con il pesce. Assolutamente, tempi di cottura diversi, quindi la spigola intanto la mettiamo su. Marco, allora la spigola mi sembra che sta procedendo con la sua cottura. Sì, forse anche un po' velocemente, quindi gli diamo la prima giratina, okay. La mettiamo così. A me piace la crosticina fuori, se stai cucinando per me... A me piace. Dai, a parte gli scherzi, procediamo quindi, vedo che è già un gamberone in mano. Esatto, dal gamberone, con l'aiuto di un coltello, tanto siamo in campagna, Sì. Togliamo il budellino, okay. E lo facciamo con tutti, ovviamente noi già li abbiamo preparati. Allora, lui Vedi? È un cuoco bravissimo e quindi lo fa con la punta del coltello facilmente. Io a casa vi consiglio di usare magari un bastoncino sottile, insomma, qualche attrezzo che ci consente, senza farci male, di togliere il famoso budellino dai gamberoni, che vedo che metti col carapace. Sì, esatto. Intero, quindi non andiamo a distruggere la carne, in particolar modo per quanto riguarda la griglia è preferibile il carapace, come lo aiuta in natura, lo protegge in natura, lo protegge anche quindi sulla brace. Quindi il corpo esterno del gamberone, la parte quella dura appunto che protegge il gamberone, la mettiamo direttamente così a cuocere. Hai messo sulla il pesce brace spada, guarda, bellissimo. Bella fetta di pesce spada. Un'altra bella di fetta una di pesce spada. Una grigliata bella ricca, mista. Bella, così deve essere, grigliata deve essere di campagna. La facciamo abbondante, poi ti spiego più là perché. Di campagna, quindi... nella campagna di Sorrento questa, perché di campagna uno si aspetta il maiale, la salsiccia, invece... La campagna di Sorrento c'è il suo pesce. L'uomo di mare è una bella grigliata di pesce. Esatto. Allora, stai aggiungendo però una parte anche di vegetali, esatto, quindi del radicchio qui, che ci aiuterà poi dopo a mangiarla. Ecco, certo. Qua un po' di amaro ci fa bene, attenti, pesce, gambero dolce, spigola dolce, quindi perfetto. Andiamo e a un po' di aspro me lo metti, perché tu sei di Sorrento, ma ne ho due limoni, non me li vuoi mettere? E ti pare? Quello è l'elemento, scusa, è l'elemento principe del piatto quest'oggi. Addirittura? Sì. E beh, uomo limone di alla Sorrento griglia? Si parte... Limone alla griglia. L'hai mangiato? Io sai che non l'ho mai mangiato, sono molto curiosa. Allora, si fa quindi a fettine così. E si mette sulla griglia. E si mette sulla griglia. È troppo bella. Mi piace assai. È troppo bella. E senti, quindi... allora, questi sono, diciamo, gli ingredienti che compongono la tua grigliata, esatto. Però avevi parlato di una salsa, la trevignanese. Ecco fatto, io come qui adesso leghiamo i due territori, quello di nascita e quello dove sto lavorando. C'è la signora Lucia che mi ha insegnato a fare questa grigliata. Chi è la signora Lucia? La signora Lucia è un'amica mia, di Trevignano, che lei... E mi ha insegnato a fare questa salsa. E dimmi, quindi, che cosa stai mettendo. Prezzemolo. Hai messo un ciuffo di prezzemolo, menta, un po' di menta. Che menta stai usando? La ice. Poi schiacciamo l'aglio con tanta potenza, guarda che forza che ci abbiamo. Diamo una schiacciata quindi, esatto, all'aglio, in modo che sprigioni i suoi profumi, esatto, ma non, diciamo, appesantisca troppo la salsa. Esatto, e tritiamo finemente. Tritiamo finemente questo. Prezzemolo, menta, tutto, eccetera. Ok, anche l'aglio? No, l'aglio, l'aglio ecco, lo mettiamo così. Ecco, sfuggita l'aglio, mi ero preoccupata, troppo aglio. Olio extravergine. Ok, abbondante. Sì, è meglio che deficere, come diceva il mio paesano. E voilà. Cos'è questo? Aceto di vino bianco, ragazzi. Che non mi vuoi dire i segreti, No, oggi no, perché uno si arrabbia, dice, capito? È una salsa segreta. Sì, ecco perché vai avanti così spedito. Sì, senza perché uno dice, la prossima volta non ti dico più niente. Beh, signora Lucia, abbi pazienza. Allora, quindi questa salsina, ecco, è pronta? È pronta la salsa. Fantastica. Noi nel frattempo controlliamo il pesce. Anche questa molto profumata.
E senza sale, ragazzi, il pesce, anche come poi vedrete, lo facciamo senza sale. Ecco, intanto, spieghiamo perché il pesce va fatto senza sale. È perché sale. Viene dal mare. Viene dal mare, quindi ha una esatto. sua sapidità già, no? Assolutamente. Il pesce buono e saporito. Ecco qua. Non ti ustionare. No, tanto siamo abituati. Marco, esiste, se sì. non sbaglio, un segreto per capire quando la spigola è pronta e la cottura è ottimale. Esatto, allora innanzitutto si tocca la parte dorsale, vediamo che è già un po' morbida, vedi? Quindi già si stacca dalla spina. Benissimo. E poi da questa parte abbiamo, come vedi, c'è questa spina dorsale, la prima sì. partendo dalla testa, quindi la stacchiamo, quindi eccola qua. È cotta. Quindi quando la spina esce facilmente fuori dal pesce esatto. e si stacca dalla carne circostante, vuol dire che la spigola è cotta ed è tempo di andare a tavola, insomma, che ci fa sempre piacere quando la spigola è pronta. È un momento più bello, sicuro per quello. Bravo, bravo. Quindi noi la possiamo anche impiattare. Allora, quindi iniziamo a impiattare la nostra grigliata di pesce misto. La spigola. La salsa. Quella ci pensi tu, eh? Una curiosità, la salsa, una volta che hai messo tutti gli ingredienti, quanto tempo deve stare così, diciamo, a marinare affinché... Non più di un paio d'ore, in modo che l'aglio sprigiona tutti i suoi aromi, però non incide dopo nel gusto, sai, non diventa quell'aglio stantio che dà sì. fastidio. Okay. Quindi casomai si toglie l'aglio, se vuoi farla stare di più, sì. togli l'aglio e lasci in infusione ancora il prezzemolo e la menta. E la menta, in modo che diventi ancora più saporita. Saporita, insomma. Certo. Ok, certo. Quindi anche un paio di ore prima, io sono una massaglia, quindi voglio organizzarmi il lavoro, un paio di ore prima mi metto a preparare la salsa e poi mi dedico al barbecue. E guarda che ti Guarda che bel piattone! Ce lo appoggiamo qua. Questo è un piattone importante, te lo pulisco anche. Grazie. In modo che possa arrivare. Ecco. E ci mettiamo i gamberoni. C'è un profumo qui mettiamo. Che è veramente irresistibile. Il pesce spada. No, il mare hai portato. Ecco, la costiera in un piatto. Il limone ecco alla griglia, il limone. Te lo lasciamo, altri 30 secondi. Ma scusa, il limone me lo mangio insieme al pesce? Sì. Bellissimo. Deve essere ovviamente, ragazzi, un limone di quelli italiani, esatto. di quelli di Sorrento, di quelli di Massalombrense. Marco, grazie per averlo ricordato. Allora, un po' di radicchio. Un po' di radicchio. E mi se sembra... vuoi, puoi già cominciare a mettere... La salsa? La salsina, sì. Ma no, lascio a te l'onore perché insomma voglio rispettiamo no, i ruoli. Un'altra volta, Lucia poi non sia mai che si arrabbia. Ecco qua. Allora, mettiamo. Mettila abbondante. Sì, sì, abbondare è meglio che deficere. E questi pesci hanno voglia di essere inondati di questa salsa alla trevignanese, si chiama? Of course, of yes. course. Adesso fa lo sfoggio delle lingue. Piano piano, ogni tanto, vedi, se mi ricordo qualche verbo, qualche frase la dico sempre. Poi, allora, questa guarda salsa, che bello, si è caramellato. Che bello, si è caramellato sì, perché sì. giustamente rilascia quella componente zuccherina che messa sul barbecue poi consente no, questa forma di caramellizzazione. Una cosa particolare che mi ha raccontato Marco sì. è che la salsa consente di non buttare il pesce anche una volta che avanza, per esempio si fa una grigliata con gli amici. Facciamo la grigliata con gli amici, ovviamente noi siamo in due dopo a mangiare, solo io e te, è un po' troppo, automaticamente ci rimane qualcosa per questa sera. Quindi noi lasceremo il pesce per stasera, lo lasceremo fuori dal frigorifero, ovviamente coperto, e mangeremo la grigliata di pesce come però fredda. E questo è quell'aiuto che ci dà tanto la salsa alla trevignanese, ecco. Quindi la salsa alla trevignanese è un segreto, una soluzione importante per non buttare eventualmente il pesce avanzato, ma mangiarlo la sera stessa o il giorno dopo in insalata, insomma il pesce rimane buono, morbido e gustoso. Appunto, tutto questo mi ricordo ovviamente sempre mia nonna, faceva le alici fritte, avanzavano cipolla e per la sera cipolla e aceto, quindi siamo sempre fantastico. Lì Marco, più si va avanti e più si torna indietro, ragazzi, un'altra ricetta così al volo le più belle poi sono sì. Allora sono soddisfatta, devo dire, di questa grigliata e ne è valsa la pena respirare un po' di carbonella. Grazie Marco, grigliata grazie top, meravigliosa. E l'appuntamento è a domani, perché sì. domani
ti voglio con il cavallo di battaglia. Stai attento che su quello... Non dico cosa, ma sarà un vero cavallo di battaglia. Domani Marco Coppola con noi. A domani! Ciao, grazie!